non sono tollerabili e unisco anche la condanna a nome del Governo. Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito a Rosarno 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone indagate per reati di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. L'operazione di polizia ha portato anche al sequestro di un ingente patrimonio, comprendente numerose attività imprenditoriali, per un valore complessivo di decine di milioni di euro. Tra i destinatari delle misure restrittive notificate in carcere vi è anche un esponente di spicco del clan Bellocco, arrestato nel corso dei disordini di Rosarno per aver investito con l'auto alcuni extracomunitari. Questa è la risposta migliore che lo Stato poteva dare dopo i gravissimi fatti accaduti in quelle zone. Questa è l'ennesima prova che lo Stato in Calabria c'è, continuerà a esserci e non darà tregua all''ndrangheta e ad ogni altra forma di criminalità. I disordini di Rosarno trovano il loro fondamento in una situazione di insanabile tensione tra la popolazione locale e le comunità di extracomunitari, presenti non solo a Rosarno, ma in tutta l'area dei comuni limitrofi. Situazione che deriva da una grave condizione di degrado sociale che si era ormai trasformata in un serio problema di ordine pubblico. La maggioranza degli immigrati a Rosarno era regolare dal punto di vista del permesso di soggiorno, non certo da quello del regolare contratto di lavoro. E questo è un argomento importante a sostegno della mia convinzione che non sono necessarie nuove leggi o modifiche normative. Le leggi attuali, in particolare la Bossi-Fini, già impongono la regolarità delle posizioni di lavoro e la necessità di assicurare idonea sistemazione alloggiativa per i lavoratori stranieri. È invece necessario che queste leggi siano applicate integralmente da chi fino ad oggi le ha semplicemente eluse. Per garantire il rispetto della legge saranno intensificati e resi pienamente efficaci i controlli ispettivi, con il fattivo coinvolgimento dei vari livelli istituzionali e delle parti sociali. Intensificare una specifica, coordinata e capillare attività di contrasto dei fenomeni di illegalità e di sfruttamento del lavoro irregolare in agricoltura. Questo è il nostro programma di azione per contrastare in maniera sempre più efficace l'immigrazione clandestina, il lavoro nero e ogni forma di criminalità nel nostro Paese. Grazie. Per continuare a combattere efficacemente la clandestinità bisogna proseguire nell'applicazione puntuale e rigorosa della legge Bossi-Fini che, voglio ricordarlo, lega la possibilità di ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato al possesso di un regolare contratto di lavoro. Questo fondamentale principio, stabilito dalla nostra legge, si sta affermando anche nelle più moderne legislazioni degli altri paesi europei. Voglio citare ad esempio l'ultimo caso in ordine di tempo, quello della Spagna, guidata dal governo Zapatero, ove proprio questo principio è stato ribadito e rafforzato dalla recente legge entrata in vigore in quel paese il 13 dicembre dello scorso anno. Nella parte quinta del preambolo della nuova legge spagnola si stabilisce l'obiettivo di, virgolette, perfezionare il sistema di canalizzazione legale e ordinata dei flussi migratori per lavoro, rafforzando il vincolo tra la capacità di accoglienza dei lavoratori migranti e le necessità del mercato del lavoro. Nell'area dismessa di Rognetta, a Rosarno, inoltre, grazie al finanziamento di 930.000 euro già disposto da parte del Ministero dell'Interno, inizieranno nel prossimo mese di marzo i lavori per la realizzazione di un'area mercatale, di zone verdi di sosta per il passaggio pedonale in bicicletta, nonché di un parco ludico. Oltre a ciò, si sta avviando la realizzazione di un progetto finanziato dal PON Sicurezza per 1.800.000 euro, volto alla creazione, sempre a Rosarno, di un centro diurno di accoglienza e di formazione per immigrati, utilizzando un bene confiscato proprio all''ndrangheta.
E voglio ancora aggiungere, per quanto riguarda la programmazione 2007-2013 del PON sicurezza, che sono stati sinora approvati 9 progetti territoriali in quella zona, per un importo complessivo superiore ai 66 milioni di euro, e un ulteriore progetto di oltre 42 milioni di euro relativo al sistema di videosorveglianza delle aree maggiormente a rischio, tra le quali Reggio Calabria, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Luca, Crotone e Lamezia Terme. Questo ulteriore progetto verrà finanziato con le risorse del PON Sicurezza 2007-2013.